Un saluto a tutti i nostri web ascoltatori di Liberi.tv. Quest'oggi siamo in compagnia di Andrea Gargano, che è per noi l'esperto nuovi media e fumetti. Andrea, ti Buonasera. salutiamo innanzitutto. Siamo molto contenti di averti con noi e soprattutto siamo contenti delle notizie che ci darai, perché si parla tanto di fumetti, ma non si parla nello specifico di alcuni che magari caratterizzano un po' il panorama LGBT. E per iniziare, io voglio partire da una notizia, che è quella più importante, almeno del momento, per quanto riguarda chi si interessa di fumetti, è nozze gay in casa Marvel. La fantasia supera la realtà. Ci vuoi dare contezza un po' di questa cosa? Allora, innanzitutto per me è un piacere essere qui con voi e con tutti gli ascoltatori. Sì, la fantasia supera la realtà relativamente, in quanto la fantasia supera la realtà nei posti in cui non c'è Obama, ahimè. Perché comunque le nozze gay della Marvel sono state annunciate subito dopo l'appoggio di Obama incondizionato ai gay e Marvel Italia ha colto la palla. Probabilmente non erano stati scritti all'ultimo minuto, quindi dopo l'annuncio di Obama, però la cosa era stata incubata probabilmente qualche mese, già da qualche mese, e poi ovviamente Marvel ha dato risalto a questo annuncio perché è stato quasi in concomitanza con l'appoggio alle nozze gay di Obama. Per cui, quale miglior coronamento dell'appoggio del Presidente degli Stati Uniti e la benedizione anche del mondo dei fumetti? Quindi non è più un superamento della realtà. Stan Lee, che è uno dei più grandi autori di fumetti che conosciamo, Marvel, che ha inventato l'uomo ragno e non solo, moltissimi, l'uomo ragno per citare il più famoso, diceva che i fumetti erano uno specchio della realtà. Lui creava nei suoi personaggi proprio per rispettare delle critiche sociali, dei momenti particolarmente difficili, quindi degli handicap sociali anche, e per cui metteva come specchio della realtà per risolvere questi problemi, dava una spinta alla società tramite i personaggi e i supereroi. Nella stessa maniera, Marvel continua ad avere uno specchio ben preciso della società tramite i fumetti, e quindi celebrando delle nozze gay tra un supereroe, che è Northstar appunto, e un fidanzato afroamericano che però non ha poteri, e questa è la grande novità, che sposa una persona normale. Però è afroamericano, c'è anche questo, c'è un doppio abbattimento di diversità, di pregiudizio. Sì, assolutamente, è arrivato un matrimonio proprio multiculturale, oltre che omosessuale, quindi, perché unisce addirittura c'è una bellissima immagine che è la copertina del prossimo numero, che addirittura ci sono un matrimonio con i due sposi e tutti i supereroi pervenuti da tutto il mondo a vedere questo Diciamo matrimonio. a ufficiare le nozze, come sì, a ufficiare le nozze, insomma, dei supereroi, almeno di uno dei due, perché io non sapevo, per esempio, questo particolare che uno fosse supereroe e l'altro no. Quindi Sì, c'è sì. stata un'unione tra una persona, appunto, che è un supereroe e l'altro, che è una cosiddetta persona normale, che poi che la parola normalità la dice lunga. Quindi si può dire che è una situazione sociale, una questione sociale, una situazione sociale questa. Assolutamente, infatti è proprio per questo, è proprio ripeto, i fumetti sono lo specchio della società americana. Per molti anni la società americana comunque addirittura ha avuto in passato degli enti che controllassero i fumetti, proprio perché non toccassero alcuni temi. Poi col tempo, dopo gli anni addirittura 90, quindi stiamo parlando comunque di 20 anni fa, sono temi abbastanza recenti, finalmente le storie che prima erano comunque sottaciute, c'era la regola anche nei fumetti, come nell'esercito, del don't ask, don't tell. Nonostante ci fossero storie di fumetti che sottolineassero l'aspetto sessuale di alcuni personaggi, non poteva essere esplicita questa relazione, non poteva essere sottolineata, non poteva essere dichiarata apertamente. E qui quindi c'erano sempre dei riferimenti. Uno di questi, il più famoso forse, è quello di Batman e Robin, che per anni Sì, sempre, si è sempre detto, sì. continuato a negare l'omosessualità, però molti psicologi hanno sempre detto: no, ma le storie sono omosessuali alla fin fine, però non se ne verrà comunque a capo. E invece dagli anni 90 in poi, addirittura in casa DC, quindi la concorrente di Marvel come casa editoriale, addirittura ha introdotto due supereroi, che sono Apollo e Midnighter, quindi che hanno addirittura avuto un matrimonio, anche se un po' nascosto, un po' tacito, non è stato in grande stile Addirittura, come questo è quello. uno scoop. Quindi, cioè, esistono addirittura due personaggi dichiaratamente gay.
Sì, anche tra l'altro, anche in un'altra serie, perché Marvel ha universi paralleli, a seconda del target di riferimento più giovani e meno giovani, in una serie più recente lo stesso supereroe che è sposato che ha celebrato il matrimonio è fidanzato con un supereroe che nella serie regolare degli X-Men è eterissimo, che è Colosso, che abbiamo visto anche al cinema, che c'ha. Colosso, sì. Simpaticissima come cosa. Cioè, eppure non passa per ragioni di censura, immagino, questa cosa qui in Italia. In passato non passavano neanche in America per ragioni di censura. In Ah. Italia siamo comunque, è arrivata una notizia molto piacevole, ma sappiamo che l'Italia in queste cose è in leggera controtendenza rispetto sia all'America sia al resto dell'Europa. Quindi secondo te questi supereroi sono più emancipati rispetto ad altre categorie? Ma sì, i supereroi sicuramente sono più emancipati perché sono un fumetto più mainstream, un fumetto più di massa. Poi ci sono ovviamente dei fumetti anche nel mercato americano, all'interno del mercato americano, che hanno storie omosessuali dedicate agli omosessuali, ma sono di nicchia, non sono inseriti all'interno di un mercato così vasto, perché vengono presi da poche persone, come avere uno spettacolo in prima serata che lo seguono milioni di persone e Ok. parlare. Avere degli spettacoli dedicati al pubblico omosessuale, per cui è una cosa un po' differente. Ci sono, ma non sono apprezzati come ovviamente sono i fumetti DC e Marvel, che sono Invece per super. quanto riguarda, tu stai facendo di alcuni casi di supereroi o all'interno comunque di contesti ben precisi. Invece ci sono delle produzioni specifiche che invece hanno come caratteristica i fumetti LGBT. Con storie all'interno di fumetti. Ci sono assolutamente, sono fumetti espliciti, proprio i cosiddetti gay comics o la gay art. Incredibilmente, uno dei nostri autori in Italia, che è Massimiliano De Giovanni, ex Kboy della K Edizioni, prima ha lavorato in Star Comics come traduttore, è uno degli sceneggiatori che ha pubblicato delle graphic novel qui in Italia per K Edizioni, che addirittura tradotte in Spagna, vengono tradotte all'estero. Poi ovviamente ci sono altri strip, altri comics come i Chelsea Boys che producono delle strisce fumettistiche, delle piccole strisce umoristiche alla Peanuts per Sì, intenderci. sì. Ma non so, ci sono altri fumetti sia molto più spinti. In genere quelli a tematica sono un po' più spinti. E questo lo ritroviamo anche nel fumetto giapponese, che è un fumetto che culturalmente più libero, proprio per la cultura giapponese che è molto differente da quella orientale, differente da quella occidentale, ma nonostante tutto, alla fine mi sono perso, scusate. No, 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 assolutamente. Anche perché io ti volevo chiedere proprio questo, cioè proprio della cultura giapponese, perché si parla sempre dei manga, almeno io da ignorante so, i manga sono quei fumetti un po' più erotici di altri rispetto al classico fumetto che può essere Topolino, penso. Sì, no, assolutamente, ma perché hanno un target completamente diverso ed è anche Andrea, una ti questione. posso chiedere una cosa tecnica, se puoi riavviare il video perché abbiamo l'immagine bloccata, se puoi riavviarlo un secondo per agevolare anche dalla regia Donato che sicuramente sta guardando, vediamo un pochino, adesso vediamo solo l'immagine fissa, sì, sta girando nuovamente ecco, ora ti rivediamo. Quindi riprendendo, diciamo, il discorso per quanto riguarda i fumetti manga che vengono dal Giappone. Allora, i fumetti manga sono molto differenti per cultura rispetto a quelli americani, ovviamente a quelli occidentali, perché la cultura asiatica è molto differente da quella occidentale, americana, ma anche quella europea, per vari motivi. A parte che per quanto riguarda i manga, lo sdoganamento delle tematiche LGBT e omosessuali è comunque risalente al 1970, quindi addirittura parliamo di quasi Cavolo, 40 anni fa, oltre 40 40 anni anni fa. fa. Quindi, Sì. sì, e si trovano i primi fumetti addirittura dedicati con storie sentimentali, omoerotiche e omosessuali, quindi non solo. Poi ovviamente c'è stata una diversificazione per fasce, tant'è vero che comunque la cultura giapponese di per sé spinge proprio, cioè fino al raggiungimento della maturità, della maggiore età, il fatto di avere relazioni omosessuali tra compagni di classe è una cosa abbastanza normale, quindi non è Ah, una cosa. giustificato?
Sì, c'è una sorta assolutamente. di separazione. Giapponese avere delle relazioni omosessuali fino a che uno non si sposa fondamentalmente è assolutamente giustificato, anzi c'è un paradosso pazzesco che se sei omosessuale e sposato tutti Sì. ti accettano tranquillamente, se invece sei omosessuale e vivi da solo sei un reietto della società, il matrimonio ti affranca e puoi Assurdo. fare qualcosa, è È una uno sorta dei... di copertura anche là. Anzi, no, aspetta, la parola esatta sarebbe un po' di non tanto perbenismo, quanto la facciata che comunque giustifica Diciamo che la propria vita, le proprie il scelte. matrimonio in Giappone è considerato una tradizione. Se non ti sposi, nonostante tu sia omosessuale, infrangi le tradizioni e per cui sei un ribelle, un reietto. Siccome la società giapponese è una società molto inquadrata, molto ricca di tradizioni, ricca di impostazioni, chiunque non violi queste leggi, queste tradizioni, infatti sono considerati dei reietti della società. Per cui va bene qualsiasi cosa, ma comunque devi essere sposato, va bene qualsiasi orientamento sessuale. Però dopo la maggiore età è meglio sposarsi, se no, anzi, addirittura fino al raggiungimento della maggiore età vengono addirittura incoraggiate queste prove, diciamo, ecco, per capire Sono, meglio. diciamo, dei fumetti specifici anche in panorama giapponese che trattano il tema dell'omosessualità, o addirittura adesso la mia è una domanda riferita all'omosessualità, però addirittura si potrebbe parlare anche di transessualità se uno volesse, almeno in alcuni fumetti, o no? Sì, ma ce ne sono tantissimi. Il fatto è che i fumetti giapponesi viaggiano in base al target di riferimento, cioè ci sono dei fumetti a tematica omosessuale dedicati al pubblico femminile, ad esempio, scritti da autori maschi che però stuzzicano, perché in Giappone va moltissimo delle figure di maschio molto femminile, molto Androgino un femminile. po', e Androgini, femmine. assolutamente, che stimolano la fantasia delle lettrici e per cui ci sono storie tra ragazzi dedicate esclusivamente alle lettrici femminili. Quindi abbiamo, ad esempio, oltre ai vari yaoi e yuri, che sono gli yaoi sono quelli che prediligono l'amore tra due ragazze, i yuri invece sono relazioni tra due ragazze, in genere sono molto Potrei fare una pure. battuta per un po' per fare. Noi abbiamo il nostro presidente, no, il nostro segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti che si chiama Yuri. Adesso potremmo dire cos'è Yuri quindi? Yuri vuol dire giglio in giapponese ed è Ah, indicato ok. proprio per quel genere di fumetti dedicato alle relazioni lesbiche, mentre lo Ah, yaoi è dedicato alle relazioni omosessuali, talvolta sono anche spinte. Poi invece ci sono i generi che comprendono addirittura yaoi e yuri che si sono allargate, quindi non sono incentrate esclusivamente sulle relazioni sentimentali, ma hanno sia il tema omosessuale, ma trattano di argomenti fantascientifici o gialli, eccetera, eccetera, che sono gli shonenai e gli shoujoai, cioè shonenai vuol dire amore tra ragazzi e shoujoai vuol dire amore tra donne, per cui che appunto non sono soltanto relazioni sentimentali o sessuali tra due persone dello stesso sesso, per cui vanno molto. Alcuni interessano le lettrici, altri interessano i lettori maschi, altri interessano il mondo LGBT, quindi è molto settoriale, diciamo. Le storie e le categorie vanno per target di riferimento, quindi per le persone che le leggono, che sono molto differenti tra di loro. Però l'argomento è molto più trattato ed è assolutamente sdoganato. Ci sono fumetti anche di massa, cioè addirittura un autore rinomato che è Tsukasa Ojo, che ha scritto Occhi di Gatto, per chi ha, Sì, credo, come no. 20 anni o meno, Sì, o io me li più. ricordo. È quello più famoso, addirittura l'autore ha scritto una serie per il grande pubblico, quindi per tutti, che si chiama Family Compo, in cui la famiglia era addirittura invertita, cioè aveva il padre che era una donna e la mamma che era un uomo, quindi uno era gay, l'altro era lesbica, hanno unito le due cose e c'è stato questo strano mix familiare in cui l'autore appunto sviscera il dell'omosessualità, della famiglia omosessuale e comunque di una famiglia, di una composizione familiare abbastanza strana ed è appunto un fumetto umoristico, però tratta il tema in maniera abbastanza seria, non dà delle risposte, ma insinua molti dubbi e il lettore è invitato a cercare una soluzione a questi dubbi. Comunque, diciamo, crea delle domande, come dicevi tu, cioè almeno diciamo dal punto di vista della fantasia che dovrebbero trasportare il lettore, c'è molta realtà, c'è molta Sì, realtà. assolutamente. Si creano delle situazioni
soluzioni paradossali per sottolineare dei problemi semplici, per portarli all'estremo e quindi far ragionare il lettore. Ed è per questo che comunque il fumetto giapponese si insinua più nel tema, nell'argomento LGBT, che non quello americano, quello occidentale. Nonostante, ripeto, anche noi ripeto, in Italia siamo in leggera controtendenza rispetto all'Europa, perché anche in Europa, rispetto all'America e rispetto al Giappone, si poteva parlare molto di più di questi temi perché c'era meno censura, c'erano meno enti che censuravano i fumetti, come invece in America e in Giappone, che siccome i fumetti sono considerati addirittura, cioè la molta parte dell'economia sia giapponese sia americana si tratta sulla creazione e sull'esportazione di tavole a fumetti, per cui ci sono degli enti che certificano e che censurano e che sottopongono a controlli questo media, che siccome i fumetti nel nostro territorio, nel territorio europeo, sono considerati da un lato una forma d'arte, quindi il fumetto francese, quello della scuola francese che è rinomato in tutto il mondo, considerati o strisce satiriche o strisce per bambini. Noi in Italia abbiamo un autore che è sia satirico sia per bambini, che è Altan, che coniuga due generi senza problemi, cioè fa sia strisce per bambini come la sia fa dei fumetti e delle strisce satiriche molto forti, con temi abbastanza robusti, per cui avevano più anche meno controllati nel tempo. Poi ovviamente sono arrivati i temi più importanti, non hanno avuto molto risalto ovviamente nella nostra società, abbiamo avuti addirittura forse anche prima degli altri. Tra l'altro, le volte, con, appunto, dicevi tu, con le strisce satiriche si riesce a rappresentare molto meglio una realtà, alle volte anche dicendola in maniera ironica, e i fumetti bene o male dicono questo. Noi siamo partiti dal matrimonio gay in casa Marvel, che può sembrare una cosa frivola per molti, chi magari all'esterno invece tratta un tema molto importante, che è l'affermazione dei diritti civili, per cui si è battuti da tanto tempo e ancora in alcuni paesi del mondo purtroppo sono temi tabù. Ed è strano che avvengano proprio in America, dove è un paese molto controverso. Ma no, non è strano in realtà. È una cosa abbastanza naturale, perché comunque anche queste cose, l'economia americana, una parte dell'economia americana ha riconosciuto il mercato omosessuale, e per cui cerca di americani in queste cose non sono secondi a nessuno, avendo una società prettamente capitalistica, sanno quali corde toccare. E quello dei fumetti sicuramente è un tema, è un media che permette di toccare certi temi, per cui non è paradossale, anzi, ripeto, il fumetto rispecchia moltissimo la società e i problemi della società, anche se sotto una chiave differente, quindi su una chiave supereroistica in questo caso, per cui non è una situazione che rispecchia in tutto il mondo reale. Una deformazione della realtà, ma che riprende molti temi reali e sociali. Quindi mi stavi dicendo che comunque esiste alla fine un mercato di riferimento per quanto riguarda i fumetti. Assolutamente, ci sono, a seconda delle storie, ci sono vari supereroistico americano, oppure il fumetto sarebbe come una prima serata, diciamo, su Rai 1, fondamentalmente, quindi è il fumetto a più larga diffusione, uno in America e l'altro in Giappone, che hanno un pubblico molto vasto. Ci sono anche diverse nicchie, quindi diversi fumetti dedicati a alcune persone che trattano il tema LGBT, quindi però sono fumetti un po' più di nicchia, e trattano in maniera già più approfondita, perché già in cui l'omosessualità è già affermata, cioè il protagonista o i protagonisti sono apertamente omosessuali, transgender, bisessuali, eccetera. Invece in altre storie questo evolve, non è palese all'inizio, e per cui vengono calati in un contesto differente. Ci sono vari tipi, appunto, di riferimento. Alcuni mercati prediligono il fumetto un po' più erotico, altri prediligono la storia d'amore, altri, appunto, ripeto, non c'entrano nulla, ma rientrano in alcune collane, come i libri da noi, in alcune collane preferite da alcuni lettrici, da alcuni lettori, da alcune lettrici omosessuali e da alcuni lettori omosessuali. Per cui alla fine si va sul genere, ripeto, appunto, erotico, quello della storia d'amore, il giallo, il noir, il fantascientifico, mischiano i temi. Io pensavo anche un'altra cosa: se tu dovessi consigliare a un giovane ragazzo gay o anche a una giovane ragazza lesbica un fumetto per farlo avvicinare anche al mondo dei fumetti in generale, ma per fargli capire che comunque anche lì
si parla un po' dell'omosessualità. Quale consiglieresti? Secondo me l'umorismo appunto è la chiave migliore per avvicinarsi a qualsiasi argomento, per cui consiglio vivamente, che ho già nominato Family Compo di Tsukasa Ho per Star Comics, che è sicuramente un fumetto per iniziare a leggere qualcosa di spensierato, qualcosa di più leggero rispetto ad altri, se no ci sarebbero Non ti adesso ti sentiamo, non un attimo che è andata via la... Anzi, Andrea, puoi provare a parlare perché è andata via un attimo la linea. Ecco, adesso se puoi ricaricare il video, vediamo un po'. Quest'oggi con la connessione, io dico sempre che quando va via la linea veniamo boicottati da qualche organizzazione governativa segreta che non vuole. Stavi dicendo, Andrea? No, non ti sentiamo, guarda, adesso ti sento, ecco, ok, perfetto. Family Compo, perché è un modo appunto più umoristico per avvicinarsi a queste tematiche. E sicuramente è un fumetto sia spensierato, ma fa molto riflettere. Quindi, sicuramente per quanto riguarda i fumetti giapponesi, per i fumetti americani non ci sono fumetti così, diciamo, profondi per quanto riguarda. Partono già da delle storie abbastanza complicate. Strisce umoristiche, ci sono alcuni fumetti di Howard Cruse, però sono abbastanza amari, sono un pochettino drammatici e politicamente molto impegnativi, per cui non, secondo me quel fumetto lì, anche se è giapponese, probabilmente proprio perché è giapponese ed è un fumetto di massa, è facilmente digeribile, per cui è un ottimo inizio per chi volesse avvicinarsi. Se no, appunto, consiglio anche le graphic novel di Massimiliano De Giovanni, di cui parlavamo prima, per Kappa Edizioni. Ce ne sono alcune, come ad esempio Take Away, ad esempio Pazzo di te, Cuori in affitto. Sono un bel po', sono abbastanza interessanti. E adesso noi abbiamo parlato fino ad ora dei fumetti, quindi diciamo di un materiale cartaceo, però io alle volte la mia memoria, essendo io vecchio, va al passato, va un po' a quello che vedevo anche da bambino, i cartoni animati in televisione, che comunque mi facevano un attimo pensare a, dici, ma questa è una storia o di una persona che si traveste o una persona che è gay ma è velata, come dicevi tu, che magari alludono ma non lo si dice. Mi viene il caso eclatante di Lady Oscar, perché poi ce ne saranno sicuramente altri che io non noto. Mi confermi? Assolutamente, sì, ma queste allusioni ci sono da parecchio tempo, sia nei fumetti sia ovviamente nei manga. Il caso eclatante da noi è stato Lady Oscar, perché è stato quello meno censurato in assoluto. E ovviamente il fatto che la protagonista fosse quasi completamente disinteressata all'amore del suo coprotagonista, che è Andrè, che è morto per lei inutilmente, perché lei aveva altre attenzioni, diciamo, è assolutamente una storia a sfondo omosessuale. Ma non solo, cioè, molti altri riferimenti, partendo da Candy Candy, per arrivare a... Sì, ci sono anche lì delle parti in cui si allude alla bisessualità dei protagonisti, ma ovviamente in Italia sono state tagliate per decenza, sono state mascherate, perché al tempo avevamo una delle grandi produttrici, diciamo, di Mediaset, che decideva quali cartoni importare, e poi ovviamente si pentiva amaramente, doveva operare dei tagli stravolgendone la sceneggiatura. Ma pensiamo anche a Sailor Moon, che è un esempio più recente, per chi è nato dagli anni 90 in poi. Sailor Moon assolutamente è stato un cartone, soprattutto in una serie c'erano delle donne che diventavano uomini e poi ritornavano quando si trasformavano, che in realtà è stato visto come un cambiamento strano. Non si è capito che in realtà, nella storia italiana, per come è stata tagliata e proposta l'opera, erano degli uomini che si trasformavano in donne, ed è stato molto criticato per questo fatto. In realtà erano delle donne che si travestivano da cantanti uomini e poi ritornavano donne quando diventavano supereroine. In realtà poi erano donne travestite da uomini. Da noi non c'è stata proprio quella parte in cui erano degli uomini che si trasformavano improvvisamente in donne. Donne. Io invece penso, sai una cosa, mi viene in mente perché lo vedevo sulle reti locali, poi l'hanno ripreso, anche in Lamù, o sbaglio? Lamù, Ma ci sono alcune parti, piccole parti, ma non è, diciamo così, rilevante il tema.
Invece Più che altro. abbiamo l'altro tema che è rilevante, toglimi se, correggimi se sbaglio, che non l'ho detto e non me ne voglio dimenticare prima che la trasmissione finisca, è Ranma. Ranma, assolutamente, beh, Ranma è un esempio proprio del bisessualismo puro, in chiave comica ovviamente, perché questo tizio che diventa uomo e diventa donna continua a trasformarsi da un sesso all'altro soltanto con un secchio d'acqua calda o fredda. È molto divertente, ma anche lì non è affrontato il tema, è più divertente in sé il transgenderismo, diciamo, del protagonista, che però rimane sempre innamorato della ragazza. Del cuore, diciamo, della compagna del cuore da cui era innamorato da bambino e di cui continuerà ad essere innamorato, anche se usa il suo corpo da donna per farsi palpeggiare o per adescare i ragazzi in alcune storie. Però, ripeto, non è un tema. Viene utilizzato l'argomento del transgender come argomento comico più che come argomento dominante per affrontare il tema LGBT serio. Sì, tu dici che comunque vabbè, però dà un'idea, perché comunque un ragazzino che legge una storia come Ranma dice, boh, esiste anche qualcosa che mi riguarda, anche se poi è riferito a un'altra, non è gay, non è più sul transgenderismo, come dicevi tu. E quindi per quanto riguarda il panorama italiano, prima mi dicevi che comunque ci sono dei casi di scrittori o comunque di persone che disegnano, disegnatori dedicati espressamente al panorama LGBT. K, dicevi? Sì, K Edizioni ultimamente si è fatta foriera sia di scritti nostrani, scritti e graphic novel nostrane, cioè le graphic novel sono praticamente quasi dei libri illustrati, diciamo, hanno dei fumetti abbastanza importanti, diciamo, e sia anche a opere proposte sia dall'Oriente sia dall'Occidente, è diventata molto più friendly del passato. In passato pubblicava soltanto libri e manga provenienti dall'Oriente, li traduceva. Attualmente invece cerca di produrre opere italiane e non solo, cerca anche appunto di proporre opere straniere, però di una certa rilevanza per quanto riguarda le tematiche LGBT. Andrea, il tempo purtroppo è giunto al termine. Sembra strano, ma i minuti stanno scorrendo. La nostra trasmissione dura 30 minuti, ne sono passati più di 26. Quindi io ti voglio far fare le conclusioni, cioè, siamo partiti dal matrimonio gay in casa Marvel, che è avvenuto nel mondo della fantasia. Ti chiediamo, secondo te c'è la possibilità che questa fantasia diventi realtà anche in Italia e soprattutto i ragazzi che leggono questi fumetti hanno magari anche loro delle aspirazioni, un futuro che è diverso, insomma, dai, leggono quel fumetto o non lo leggono? Ma io assolutamente spero vivamente che le discriminazioni verso gli omosessuali, transgender, verso tutto il popolo LGBT cessi prima o poi, questo ostruzionismo vaticano finisca, però lo spero vivamente. Credo che, come ha detto Obama, quando ha pronunciato appunto la famosa frase favorevole ai matrimoni gay, spero che anche i nostri politici capiscano che ci sia la necessità di porre fine a queste diseguaglianze sociali, perché si tratta soltanto di diseguaglianza ed è un dovere di ogni Stato, a mio avviso, riuscire a rendere uguali tutti i cittadini, sia di fronte principalmente alla legge, e quindi a dare pari diritti a tutti. Quindi me lo auguro. Spero per loro e spero che diventi anche in Italia possibile un matrimonio civile omosessuale o un'unione di fatto o qualcosa del genere, insomma, che comunque lo Stato italiano possa riconoscere a tutti quanti, supereroi o meno, il diritto. Io ringrazio Andrea Gargano, dicevamo prima, esperto di nuovi media e di fumetti, perché io credo che il gesto eroico sia quello di poter parlare liberamente di tante tematiche. E quindi forse in questo momento gli eroi siamo anche noi. Non so che tipo di eroi siamo, ma sicuramente siamo gli eroi nel comunicare questo a delle persone che magari ci stanno ascoltando. Ti ringraziamo ancora per il tuo tempo, il tempo che ci hai dedicato. Io adesso restituisco la linea alla regia a Donato Volpicella. Grazie Andrea, grazie ancora. Ora saluto tutti.